sta arrivando una marea azzurra che vengono da tutte le parti d'Italia e anche da tutte le parti del mondo. Napoli Club Lussemburgo, Napoli Club Monaco di Baviera, oltre a Napoli Club Piedimonte Matese, Santa Maria Capovetere, Siano, Novara, Piedimonte Matese. Benvenuto a Castrovilla. Grazie, grazie a tutti. Grandissima organizzazione. Siamo veramente commossi tutti. Bravissimi gli amici di Castrovillari. Siamo contenti noi per i sacrifici che avete fatto. E noi teniamo un cuore di cassetto. Forza Napoli! Grazie. Grazie per essere con noi a Castrovillari. Perché lei è tutta la mia vita. No, soltanto alla partita! Benvenuto a Castrovillari! Sì, vi ringrazio, siete stati straordinari per questa partecipazione immensa. È veramente stata una cosa bellissima, per me è stata un'emozione. Vi ringrazio veramente. Grazie a voi! Spero che ci rivedremo presto anche nel nostro territorio, vi inviteremo sicuramente. Grazie! Abbiamo l'onore di avere Giovanni Francini. Famosissimo il suo gol al Real Madrid in quella notte di Bolgia, la ricordi ancora? È impossibile non ricordarsi quella serata lì, peccato per che siamo stati eliminati, però una serata indimenticabile. Credo i 30 minuti più belli della storia del Napoli. Sicuramente, abbiamo fatto veramente 40 minuti prima del gol di Butragueño, veramente spettacolari, peccato. Poi per quel gol lì ci ha tagliato le gambe, però veramente avevamo fatto 40 minuti spettacolari. Presidente, presidente, vogliamo le lacrime, presidente. Hai fatto una cosa straordinaria, presidente. Sono venuti tutti e la maggior parte sono venuti per te. Sì, emozionatissimo, non riesco nemmeno a parlare. Me l'aspettavo, però il corteo è stato micidiale, credetemi. Era un evento che noi lo aspettiamo ogni anno, ma questo di Castrovillari ha un sapore speciale. Prima è venuto dopo lo sculetto e poi abbiamo trovato un'accoglienza e un'organizzazione bellissima. Voglio grazie veramente, grazie di cuore, grazie fortemente. Grazie a voi, credo che sia il raduno più partecipato fino a mo' storia Guadalupe. Effettivamente sì, veramente sì. Dopo quello di Piedimonte e Pinerolo, questo è uno dei più insomma riusciti, diciamo così. Yeah. Grazie, buon divertimento. Centinaia di tifosi provenienti da diversi club del Napoli si sono dati appuntamento a Castrovillari per il sesto raduno One Unione Azzurri nel Mondo, l'evento più atteso dell'anno che fa riabbracciare i club amici sparsi in ogni parte del mondo e la città del Pollino, grazie al club partenopeo presieduto da Luigi Catapano, si è colorata di azzurro con rappresentanti provenienti anche da Zurigo, Monaco di Baviera e Lussemburgo. All'ultimo minuto pensavo che magari qualche club potesse non venire e invece sono venuti tutti. Quando ho visto il corteo che scendeva da qui dal nostro corso ho avuto un'emozione fortissima, infatti molti di loro si sono accorti della cosa. Ed è stato bellissimo. A festeggiare anche il decennale del Napoli Club Castrovillari, ex giocatori come Francini e Carannante, nonché il Pampa Sosa, ultimo calciatore ad aver indossato la maglia numero 10 del Napoli, che successivamente è stata ritirata definitivamente. Beh, vuol dire tantissimo, perché sappiamo che questo numero con questi colori rappresentano tanto. Poi ci fa sentire un po' bambini, perché quando tutti eravamo bambini sognavamo di essere come Diego, poi nessuno ci è riuscito, solo lui, e quindi è sempre molto bello e emozionante. La rivalsa nei confronti delle squadre del nord ha portato la mentalità, poi grazie a lui sono arrivati tanti giocatori per poter costruire una squadra, per poter vincere, quindi veramente ha lasciato tanto. Che dire,
penso che giocatori come Diego non ne nasceranno più, possono fare tutti i confronti che vogliono con i giocatori di adesso, ma giocatori così non se ne vedrà più. Molti dicono che Maradona con un calcio a doppia, tripla velocità come quello di oggi non avrebbe potuto giocare. Che cosa risponde lei a questo? Oggi Maradona, secondo me, c'erano ogni partita due o tre espulsioni, perché i falli che gli facevano erano molto molto nascosti, cattivi, puniti male. Oggi invece, con il calcio di oggi, il falletto è, siccome lui per fermarlo ci voleva molta energia, io penso ogni partita due o tre andavano fuori, perché lui non potevano. E Maradona può giocare in tutte le epoche del calcio, non c'è un'epoca che non può giocare, non è impossibile. Carannante, il baby del Napoli di Maradona, di entrambi gli scudetti. Francini con quel mitico gol contro il Real Madrid, per noi veramente un mito, il 10 per noi è tutto. E siamo contenti perché la sesta edizione Wanama è stata la più partecipata. 32 club provenienti da tutta Italia, da Zurigo, da Monaco. Noi siamo veramente talmente contenti che ancora non ci stiamo capendo niente, però è stato difficile, è stata tanta energia, ma questa energia ci ha ripagato perché i nostri ospiti sono entusiasti. Una scenografia davvero bellissima, devo dire, l'ho già detto, non credo di aver visto scenografie così belle, sembra quasi che ci avete accolto in un castello, grazie. Organizzare qualcosa del genere nelle nostre terre, in Campania, quindi a Napoli, nella provincia di Caserta, nella provincia di Salerno, certamente quando questa accoglienza, questa atmosfera si vede in un club che è fuori regione, che ha difficoltà sul territorio con altri club di altre società calcistiche, allora si capisce che qualcosa di importante è stato fatto. È stata qualcosa di straordinario, bellissimo, un'atmosfera molto molto bella. Infatti faccio i complimenti agli amici di Gastrovineri, perché in una location così, gli striscioni, i fumogeni, insomma, è stata una cosa calorosa da fratelli, quali siamo tutti i tifosi del Napoli, soprattutto l'Unione Azzurra nel mondo. E che dire, complimenti, bellissimo, veramente bellissimo. Io porto ancora la maglietta, quella là originale del secondo scudetto, ed è stata una cosa bellissima ed impressionante a livello calcistico e per una città che aspettava lo scudetto già da parecchi anni. Questo scudetto di quest'anno, che dell'anno scorso, è atteso dopo 33 anni, pure è stata una bella esperienza da parte mia. Sono il fortunato che li ho visti tutti e tre. Una volta che abbiamo visto Maradona non c'è niente più da vedere, è il massimo. Spero che ne arriveranno tanti altri, ma è difficile tenerli per quelli che costano adesso i calciatori. Dio Maradona e poi il discorso identitario, non so, essere tifosi del Napoli senza essere tifosi di Napoli. Napoli intendo dire regno di Napoli, quindi Calabria pure, re Calabria si diceva all'epoca, quindi quello che praticamente in questo caso è riprodotto come il regno delle due Sicilie. E questo che collega molto il discorso di identità. È molto felice di essere qui, e il calore umano che ha ritrovato è qualcosa di incredibile, e gli sono venuti gli occhi, le lacrime agli occhi nel vedere lo scudetto e l'accoglienza degli amici calabresi, dei fratelli calabresi. Sono così sorpreso che l'accoglienza è indescrivibile, perché se lei magari sa, in Svizzera la gente è un pochettino molto vivida, non è che subito connetta, invece qui siamo stati abbracciati, siamo stati venuti bene, è una cosa bellissima. Una di quelle iniziative che ti aprono il cuore, perché quando vedi entusiasmo, quando vedi colore, in un periodo dove pensi che tutto vada male, in realtà non è così, perché ci sono tante occasioni e il calcio, il tifo, è una di queste. Merito al Napoli Club di Castrovino. Sono bravi, hanno entusiasmo e non è facile aver organizzato il raduno di tutti i club del Napoli. Quindi abbiamo una degna rappresentanza e sono venuto a portare entusiasmo. Sono venuti, se vogliamo, a ricambiare quell'entusiasmo che i nostri portano non solo a Napoli, allo stadio Maradona, ma in tutta Italia e anche all'estero. Una buona occasione per far conoscere la nostra città e per far conoscere i prodotti identitari, quindi mi fa piacere che qui c'è la cipolla bianca, ma anche altri prodotti del nostro territorio. Come dire, queste iniziative fanno bene all'animo, fanno bene alla città, fanno bene anche al turismo.
Una grande giornata di festa con i sapori del territorio ed una mostra dell'artista Salvador Gaudenti dal titolo Maradona e mille culure, dedicata al grande fenomeno. In questo viaggio abbiamo voluto raccontare quello che la storia dei mille culure di Diego, la magia di Diego, no? quella passione che poi si trasmette gioia. Diego era mille colori ed era gioia, lui portava la gioia alle persone. Un grazie da parte degli organizzatori del Napoli Club Castrovillari al presidente UANAM Bruno Magliano del Club di Cava dei Tirreni, al vicepresidente Rosario Avenia di Santa Maria Capua Vetere.